Ciao a tutti ragazzi, come ha detto la mia amica qui, mia moglie, stiamo andando a fare la spesa. Ora tutti e due qua, tutte le camere, due ore. E non te le mi riprendete a me, io te le prendo a te, te le riprendo a me. Non c'è Kira, l'abbiamo lasciata a casa. Oggi l'ho lasciata a casa perché poi c'ho da fare, non la posso portare. Oggi pomeriggio, questa sera vi faccio un video speciale, vi parlerò. Perché ho a casa una scatolina. Ma l'hai portata, Sofia? Certo che l'ho portata. L'ha tremata il posto? Sì. Era meglio se arrivava a Marina. Questa sera vi farò un video particolare perché praticamente ho trovato una scatolina con tutte le letterine delle mie fidanzate di quando ero bambino. Quando ero un bel ragazzo, non ora. Che praticamente vediamo cosa c'è in questa scatola e le commentiamo tutti quanti insieme. Per adesso vi saluto, vado a fare la spesa che qui la moglie è già nervosa. Voilà, ma che faccio? Che ghigna è quella lì. Sasha, cosa? Allora, salve a tutti amici, siamo qui a fare la spesa, sto sfruttando Sasha, la sto utilizzando come porta telefonino per fare le riprese. Ah, io ho preso pure la scossa. E niente, oggi volevo... c'era venuta voglia di cozze questa sera. Ora a pranzo no, perché c'ho da andare a un colloquio e poi c'ho da sbrigare un'altra cosa, però oggi stasera si cozza, eh? Ma sto prendendo la corrente anche te, Sasha? Due o tre volte che ti tocco, due o tre volte piglio la scossa. Vediamo qua com'è il discorso delle cozze. Allora, cozze. Allora, cozze di Sardegna a 3,90 al chilo, cozze allevamento, sempre d'allevamento, 2,15 al chilo. All'ombra, quindi sta bene. E allora io direi... Chiedo scusa, che differenza c'è tra queste cozze qui 2,15 e queste 3,90? Sono meglio. Allora... Ci stai tranquillo, eh? È abbattato dopodomani. Mi fa 3 kg di cozze... Queste della Sardegna, se sono meglio. Quando sono arrivato, guarda quanti granchi. Quanta spesa buona! Vero Sasha? Sì. Guardate, è diventato veramente carissimo fare la spesa, ragazzi. Qui è una tragedia. In Italia, non ci venite in Italia a vivere perché è una rovina. Meglio andare. Ora si viene noi di là, si viene, eh?